Lo scorso mese sono stato negli Stati Uniti, ho partecipato all'International Visitor Leadership Program con il Dipartimento di Stato. È stato un viaggio estremamente interessante. Sono stato non solo a Washington, ma anche a Los Angeles, Miami, Detroit, Denver e New York. Qual è stato l'aspetto più interessante? Probabilmente il tema era quello del rapporto tra pubblico e privato, la possibilità di andare a vedere in che modo negli Stati Uniti è affrontato il tema della costruzione di valore, costruzione di crescita economica attraverso il rapporto tra un attore pubblico che è presente ma non invadente e un attore privato che è, mi verrebbe da dire, muscoloso, capace di iniziativa autonoma anche oltre le aspettative che un europeo avrebbe. È stato un viaggio incredibile perché gli Stati Uniti sono vari e probabilmente non mi aspettavo di apprezzare una così grande varietà. Ho visto le start-up innovative della West Coast e le imprese che creano lavoro a Detroit, dove la manifattura era andata in crisi e i cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno ricominciato a ricostruire una città che era in grande crisi. Ho visto gli italo-americani che si sono dati da fare e che godono una reputazione altissima in tutte le città. Ho visto la minoranza molto vasta, nera, di alcune città o latinoamericana di altre, che ha avuto la capacità di prendere posizioni di leadership. Ho avuto l'occasione di confrontarmi non solo con colleghi americani che non conoscevo, ma anche con tanti europei dell'est, quindi con democrazie giovani che avevano voglia di mettersi alla prova con gli Stati Uniti, ma mi viene da dire, con un po' di orgoglio italiano, abbiamo potuto dare anche un po' di benchmarking europeo. E che cosa mi porto a casa di tutto questo? In maniera inattesa forse una grande riflessione su quanto è importante nel XXI secolo, che è l'epoca dell'informazione, delle idee, del sapere, del talento, la creazione del lavoro, la centralità della creazione di lavoro in sistemi economici avanzati, probabilmente una delle più grandi sfide che abbiamo di fronte.